意大利作曲家威尔第今年逝世200周年，他一生创作出28出大型歌剧，包括知名的《阿依达》《弄臣》还有《茶花女》。异想世界要带您到威尔第的故乡，一起回顾这位意大利歌剧大师了不起的成就。这间看起来简陋的民宿来头可不小，200年前，意大利歌剧大师威尔第就是在这里出生。当地人都知道，大师小时候有个可爱的小名叫做 Peppino。小威尔第的故乡教堂有个风琴，他就从那里开始接触音乐。他的才华吸引了当地富人资助，开启了一生的传奇音乐之路。Per noi italiani è veramente grande, ha portato il nostro nome in giro per il mondo e con delle opere grandiose come l'Aida, come Rigoletto。威尔第这位音乐天才也是位爱国者。当北意大利受奥地利占领时，威尔第除了创作多首爱国歌曲，还投身政治，担任国会议员，让意大利免于分裂的命运。La politica non era suo, diciamo non era veramente quello che Verdi voleva. Durante alcune riunioni anche all'interno del Parlamento, quando altri si dilungavano un po' troppo, lui componeva.威尔第一生写下28出歌剧，累积了不少财富。爱乡恋土的他买下家附近的土地与别墅，也资助盖了一个地方戏院，还在米兰替经济拮据的退休音乐家盖了一间房子。当地人用威尔第当作广场名称，在剧院前盖他的雕像，都是为了纪念这位伟大的音乐家。Per noi gira per le strade, abita ancora la sua villa.Noi conversiamo ancora con lui, cioè noi abbiamo un rapporto ancora di scambio di idee, di opinioni, litighiamo con Verdi。威尔第逝世200周年，意大利各地也举行庆祝活动，演出他的经典歌剧。Rappresenta la nostra.La nostra carta d'identità della nostra cultura musicale in tutto il mondo. Le cose che rimangono di Verdi nella sua musica rimane sicuramente una grande vitalità, una grande forza. 当地人齐聚在威尔第雕像前，唱出歌剧《拿布果》里的奴隶大合唱。这首曲子被当作意大利的地下国歌。作曲大师威尔第的影响，200年不减。